Palermo accoglie con calore gli azzurri nella prima delle due tappe italiane della corsa alla qualificazione mondiale. Tra poco la Bulgaria, martedì a Torino la Repubblica Ceca, che avete sentito è stata sconfitta in casa dall'Armenia. Sono comunque la seconda e la terza del girone alle spalle degli azzurri capolisti. 6 punti e la qualificazione sarebbe certa. Buonasera, buonasera dallo stadio Renzo Barbera, da dove vi trasmettiamo grazie all'assistenza tecnica di Sergio Mezzatesta e Massimiliano Savino. Scende Antonelli dopo un cross con il petto e appoggia subito il pallone che viene smistato all'altezza della tre quarti dai giocatori italiani. Parte un lancio al limite dell'area di rigore, buono l'aggancio di Gilardino, buona la conclusione con il destro, blocca a terra il portiere Mihajlov, una prima azione, una prima conclusione, un buon avvio della squadra italiana. 39 secondi giocati, ancora 0-0. Parte velocemente nell'occasione Popov, la palla al limite dell'area di rigore, il tiro pericoloso, pericoloso di Tonali in due tempi, Buffon blocca il pallone, ma chiaramente è evidente che gli azzurri non dovrebbero concedere questa opportunità. Motta, pallone in avanti, Gilardino nel cerchio di centrocampo, di prima per Candreva, pallone sotto il tallone, Candreva riesce a recuperarlo e a servire largo sulla sinistra. Avanzano gli azzurri, avanza Candreva, lato corto dell'area di rigore, sta per piazzare il cross, salta l'avversario a vuoto, pallone giocato per Gilardino, rete, rete, testa di Gilardino, rete, Italia in vantaggio, 38 minuti giocati, Italia 1, Bulgaria 0. Si sono scoperti un attimo e li abbiamo immediatamente castigati, appena hanno alzato un pochino il baricentro della loro squadra, non hanno messo altri due centrocampisti a difendere dentro l'area di rigore, lì Giraldino è potuto andare a saltare dopo il buon lavoro in combinazione tra Thiago Motta e Candreva ed è arrivato il sospiratissimo gol dell'1-0. Adesso dovremo giocare un pochino meglio, dovremo trovare un po' più di spazio. Grande esperienza, grande capacità di Gilardino, soprattutto sulle palle alte, e sono 19 gol siglati da Gilardino con la maglia azzurra, a una sola lunghezza da Paolo Rossi. Beh, al di là di tutto dobbiamo dire a Gilardino che adesso riceve l'applauso e l'abbraccio soprattutto di Diamanti, ex compagno di squadra, lo ricorderete, nel Bologna, e Gilardino sicuramente sta segnando una pagina importante della sua esperienza azzurra. Insomma, lui gol li ha sempre fatti, Cesare Prandelli non lo ha mai dimenticato, l'ha allenato anche nella Fiorentina, hanno raggiunto tante vittorie insieme e questo è uno che fa gol, non c'è niente da fare. Intanto vediamo Jordan Minev controllare il pallone e metterlo in avanti, Tonev, poi Diakov, il suo cross, un lancio in realtà, conclusione al volo, sotto misura, Buffon, miracolo! Ma la palla forse ha varcato la linea bianca? No. Hanno alzato le braccia i giocatori bulgari invocando il gol. Che intervento, gentili radioascoltatori, di Buffon. Ravvicinata a conclusione, mi è parso di Tone. Va non più di un metro, è volato letteralmente Gianluigi Buffon andando a prendere una palla che sembrava inesorabilmente diretta in rete. Scatto felino da vecchi tempi del grande Gigi Buffon. Ha fatto una roba senza senso Buffon. Ha fatto una roba senza senso, una palla da un metro, è riuscito a prenderla sulla linea, era praticamente un gol fatto, veramente è un intervento, è come un gol segnato questo. Ora francamente da dove sono io non so se la palla sia entrata o meno. Non è entrata, te lo possiamo confermare, soprattutto lo possiamo confermare ai nostri radioascoltatori. Attenzione però, c'è Insigne che attacca ma manca l'aggancio, ma siamo ancora senza parole, sterefatti dallo straordinario intervento di Buffon. Allora veramente. Possiamo dirvi in conferenza stampa l'ultima volta Gigi Buffon, tra le tante cose che ha detto anche l'ultima partita contro la Lazio in campionato con la Juventus, respinta corta sul tiro di Hernanes e gol di Klose. Io ho fatto 3 errori tutto l'anno, vi siete accorti solo di quelli, poi ho salvato chissà quante partite, quanti risultati, non avete detto nulla. Beh, insomma aveva ragione lui. Grande Buffon, veramente un intervento miracoloso. Candreva per Abate, buono il corridoio, Abate riceve, lato corto dell'area di rigore, parte il cross, c'è Gilardino ma c'è prima di lui Bodurov. Calcio d'angolo è affidato a Pirlo, il quale sta per battere sotto la tribuna di fronte alla nostra, il velo di Candreva, il tiro alto purtroppo da parte di Insigne. Aspetta, attenzione, calcio d'angolo, Buffon ancora una volta su una cortissima giocata sotto misura, allontana il pallone dalla linea di porta, c'era stato un colpo di testa sullo spiovente proveniente dal corner e Buffon ha allontanato nuovamente il pallone sulla linea bianca. Ancora una volta i bulgari invocano l'intervento dell'arbitro perché secondo loro la palla avrebbe superato la linea bianca. Non è di questo parere la terna arbitrale, ma ancora una volta davvero straordinario l'intervento di Buffon, secondo intervento decisivo. Gazev, la palla di nuovo calciata in aria, ancora una volta Buffon si oppone,
ancora una conclusione sotto misura. La Bulgaria però sta creando notevoli difficoltà. Momento drammatico per la nazionale di Cesare Prandelli. Eh sì, in effetti Buffon sta salvando letteralmente il risultato. E poi largo sulla destra per Nedelev, il quale stoppa a di fronte Abate. Area di rigore, il tiro pericolosissimo di Nedelev che lambisce il palo, raso terra uscendo sul fondo alla destra di Buffon. L'Italia deve prendere qualche contromisura perché la Bulgaria si fa troppo pericolosa. Sì, dobbiamo dire, Buffon veramente straordinario questa sera, è un monumentale, non vorrei esagerare con gli aggettivi, ma davvero incredibile quello che ha fatto Buffon. Ha salvato letteralmente l'Italia dalla capitolazione, ha impedito alla Bulgaria di realizzare un pari che, dobbiamo dire, per la pressione che ha esercitato negli ultimi minuti forse avrebbe anche meritato, se non avesse trovato in porta un fenomeno che risponde al nome di Gianluigi Buffon. Però l'Italia sta subendo troppo. È stato decisivo Gigi Buffon, non c'è niente da fare, due parate sono destinate a scrivere la storia di queste qualificazioni al Mondiale del 2014. Pirlo fissa la barriera, fissa la porta, rincorsa, conclusione, grande intervento di Mihajlov che va volando a prendere il pallone a mezza altezza mentre Girardino cerca di approfittare di un passaggio sbagliato e conclude praticamente a porta vuota. Salvataggio sulla linea di Ivanov, sta per partire calcio d'angolo, si allontana l'arbitro Carbaglio. Momenti di grande tensione agonistica. Pirlo di testa neutralizza il corner basso sul primo palo. Insistono ancora i bulgari quando il cronometro sta per far scattare l'ultimo istante. Sotto misura un colpo di testa che finisce sull'esterno della rete, dando anche l'impressione che potesse essere entrato. Incredibile Finita. Occasione per la Bulgaria proprio sul triplice fischio del signor Carbaglio, e l'Italia porta a casa tre punti. Ma quanta sofferenza, gentili radioascoltatori. 1-0, rete di Gilardino alla 38esima, proprio nei secondi finali, il colpo di testa che è finito sul fondo all'altezza del primo palo, colpo di testa che ci pare sia stato firmato da Rangelo. Davvero una Bulgaria che fino all'ultimo ha creato grandissimi problemi. Insomma, questo secondo tempo è stato una sofferenza atroce, forse così come aveva avvertito Cesare Prandelli a settembre, le squadre italiane non sono mai al top della condizione. Peraltro ci siamo arrivati senza sei titolari, peraltro con due infortuni e quindi due cambi forzati. Insomma, tutto sembrava remarci contro. Questa squadra ha una forza di volontà, una convinzione del gruppo che evidentemente riesce a supplire anche nelle situazioni più complicate, a dei momenti molto molto complicati. Ed allora ecco che abbiamo raggiunto la vittoria, ed ecco sono arrivati tre punti, ecco che ci si allunga lì davanti in classifica, ecco che il Brasile è sempre più vicino.